Buonasera ai telespettatori, buonasera a tutti i cittadini che ci ascoltano, grazie agli organi di stampa che hanno accolto il nostro invito per questa conferenza stampa che noi come consiglieri di minoranza abbiamo chiesto per esporre ai cittadini quali sono state le vicissitudini, le risultanze dell'ultimo consiglio comunale tenutosi il 27 gennaio scorso. Un consiglio comunale molto importante, devo dire purtroppo poco pubblicizzato, al di là della partecipazione popolare, ma sostanzialmente era necessario, anche perché vi era un obbligo di legge, di porre all'attenzione del consiglio comunale degli argomenti molto importanti, cioè la pronuncia della Corte dei Conti. Oltre a questo, un altro argomento importante era quello dell'adozione di una delibera di indirizzo per quanto riguarda un provvedimento emesso al Comune di Sant'Arsenio per il biometano. Vi era un altro argomento che riguardava l'approvazione dello statuto del consorzio piano di zona e poi nel corso della discussione sono emerse altre osservazioni fatte da ognuno di noi che poi ognuno esporrà. Per quanto riguarda il primo, diciamo, argomento che mi occuperò particolarmente, in maniera particolare io, riguarda la segnalazione, o meglio la pronuncia della Corte dei Conti che è pervenuta al Comune di Sala Consilina con l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale. Bene, purtroppo devo dire che in sede di discussione il Sindaco, anziché porre in maniera serena la discussione, l'ha portata, devo dire, sullo scontro verbale, e prima di tutto non è stato adempiuto qual era l'obbligo principale, cioè di render noto qual era la risultanza della Corte dei Conti, e per questo noi siamo qui. Allora, noi abbiamo detto già in più salse, sia durante la campagna elettorale e sia in Consiglio Comunale, noi consiglieri abbiamo osservato più volte che la situazione economico-finanziaria del Comune è in stato di grave deficit. Ci è stato sempre detto che non è così, che i conti sono a posto, che noi avevamo degli atteggiamenti strumentali. Io voglio leggere ai cittadini, perché è un nostro obbligo, siccome la Corte dei Conti obbliga l'amministrazione a rendere conoscenza e a discutere in Consiglio Comunale quali sono state le risultanze, siccome il Consiglio Comunale è l'organo sovrano che rappresenta tutta la collettività, e siccome questo obbligo non è stato adempiuto dall'amministrazione, dalla maggioranza, noi sentiamo la responsabilità, abbiamo sentito la responsabilità di informare la gente di quello che si è detto. Tra l'altro non è stato nemmeno, ripeto, la stampa è stata presente perché non informata, vi era soltanto uno dei vostri colleghi, ma devo dire c'è stato un articolo molto banale. E lo stesso sindaco in sede di discussione ha detto ci è arrivata una comunicazione dalla Corte dei Conti, quasi quasi ci ha dato una pacca sulla spalla. Invece non è così. Quello che dico non sono considerazioni nostre, personali o politiche. Io vi leggo le parole, la conclusione della Corte dei Conti. Per questi motivi la sezione regionale della Corte di Controllo accerta, ai sensi degli articoli eccetera eccetera, gravi irregolarità contabili e finanziarie di cui in motivazione. Richiama il Comune di Sala Consilina all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in motivazione. Segnala al Consiglio Comunale le irregolarità rilevate e invita l'amministrazione ad adottare entro 3 mesi dalla comunicazione i provvedimenti idonei a rimuovere irregolarità, onde evitare l'aggravarsi della situazione riscontrata. E la cosa peggiore che devo dire è che questa non è l'unica. Io ho usato un termine in Consiglio Comunale. Sala Consilina è un sorvegliato speciale della Corte dei Conti. La Corte dei Conti è un organo di controllo previsto dalla Costituzione per quanto riguarda la gestione delle risorse pubbliche. Controlla e combina sanzioni. Il Comune di Sala Consilina è stato già attenzionato dalla Corte dei Conti. Il 2006, 24 novembre 2006, c'è stata già una pronuncia nella quale diceva che 2006, aspetta, 2006,
in quanto diceva che il bilancio non risultava conforme ai parametri previsti dal patto di stabilità. Praticamente diceva in maniera molto semplice, questo è importante, voi avete previsto di spendere, di sostenere una spesa corrente per 3.853.000, quando il patto di stabilità ve ne consente soltanto 3.500.000. Rileva ancora la Corte dei Conti in questa pronuncia che nessuno dell'amministrazione si è presentato e nemmeno è stata data risposta. Non è finita qui. Il 2011 la Corte dei Conti un'altra volta si è pronunciata in merito al rendiconto 2009, al bilancio di previsione 2010 e al rendiconto 2010, facendo una serie di osservazioni di irregolarità contabili, praticamente ha eccepito, vi dico soltanto, anticipazione di tesoreria per circa 5 milioni, l'utilizzo voleva sapere, la gestione dei residui, i servizi per conto terzi, il rispetto del patto di stabilità, spesa per il personale, inventario, conto del patrimonio, guardate, è lunghissima. Ancora, mancato rispetto del patto di stabilità, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che già noi successivamente, non conoscendo questo rilievo, l'abbiamo posta nel Consiglio Comunale del bilancio di previsione settembre 2014. Riequilibri di bilancio, patto di stabilità, per questi motivi, dice la sezione regionale della Corte di Controllo, ai sensi della normativa, segnala al Presidente del Consiglio di portare questi argomenti. E per ogni punto richiesto, la Corte dei Conti dice che nonostante l'impegno del revisore e del responsabile area finanze, l'amministrazione non ha fornito adeguate motivazioni. Questo è il 2011. Il 2016 la Corte dei Conti fa gli stessi rilievi, anzi rincara la dose, perché per ogni punto richiesto risponde che non è soddisfatta, non sono state date adeguate risposte, e dice in maniera molto chiara, vi leggo alcuni passi, il risultato di amministrazione risulta derivante non attendibile. Anche alla luce delle deduzioni sopra riportate, i rilievi contestati in sede di deferimento non possono essere considerati del tutto superati. Ce n'è di tutto e di più. Sostanzialmente, ecco, dice, questo non è la nostra considerazione, si riscontrano gravi irregolarità contabili e finanziarie, il mancato rispetto della normativa, rimangono confermate talune criticità che costituiscono il loro complesso indici sintomatici di gravi irregolarità contabili e finanziaria. Richiama i principi di correttezza amministrativa. Sostanzialmente la Corte dei Conti in questa pronuncia dice: voi avete previsto di incassare tot e in funzione dell'incasso potete spendere lo stesso. Però se l'incasso non è certo, voi avete speso più di quanto potevate incassare. Pertanto chiude e fa riferimento all'articolo 148 del testo unico e raccomanda, richiama, cosa che non è avvenuta in precedenza, perciò è molto più grave la situazione, richiama il responsabile area finanze e l'organo di revisione a relazionare entro una settimana dal momento in cui si rende conto che la situazione è aggravata. Ha detto una cosa: non mi fido dell'amministrazione, perché già in passato abbiamo fatto dei rilievi e non c'è stata data risposta. Ora responsabilizzo direttamente il responsabile area finanza e l'organo di revisione affinché comunichino se non sono state adottate adeguati provvedimenti. Attenzione, non è finito qui, perché richiama in ogni caso, attenzione, questa è la risposta che la Corte dei Conti dà ai rilievi che ha mosso a febbraio 2016, l'amministrazione ha risposto a marzo, a dicembre ci dice Corte dei Conti quello che ci avete detto non conta nulla, non è soddisfacente, quindi entro ulteriori massimo 3 mesi mi dovete dare ancora risposta. E ancora di più dice: attendiamo la chiusura, l'approvazione del rendiconto di gestione, rendiconto finanziario del 2016, per verificare se tali irregolarità e criticità sono state rimosse. Quindi la cosa non è finita.
A questo vi cito solo una parte delle risposte che è significativa del responsabile finanze. Dice che a seguito di questo rilievo probabilmente si potrà equilibrare il rapporto tra entrate e uscite dal 2020 in poi, e cioè quando andranno in pensione almeno 10 unità lavorative e quando si faranno ulteriori accertamenti tributari. Ergo, fino al 2020 non si può spendere una lira in più. Fino al 2020 le persone che andranno in pensione non potranno essere sostituite. Noi abbiamo una grave situazione di controllo del territorio. Se vanno in pensione, i primi che vanno in pensione sono i vigili urbani. Già abbiamo un problema di controllo del territorio, vorrà dire che avremo minore qualità e quantità dei servizi, almeno fino al 2020. E questo la cittadinanza lo deve sapere, ed era obbligo dell'amministrazione vestirsi umilmente e dire: signori, cari concittadini, abbiamo i problemi, sediamoci a tavolino, la stessa noi della minoranza, e avremmo dato il nostro contributo, così come l'abbiamo dato a settembre 2014, quando abbiamo osservato delle irregolarità nel bilancio di previsione. Ci hanno preso per pazzi in Consiglio Comunale, però in sede di riequilibrio hanno adottato i provvedimenti che abbiamo chiesto noi. Non a caso la Corte dei Conti, in questi rilievi, che attenzione, dice ancora di più, che le criticità sono relative al bilancio 2013 e 2014. Il 2014 un po' più blando, perché sono stati apportati una parte dei correttivi che abbiamo indicato noi e sono stati accolti. Però per il resto dice: aspettiamo ancora il 2015 o il 2016 come evolve. Quindi per sintetizzare, il Comune di Sala, ho detto, un sorvegliato speciale, ha una seria difficoltà nell'esigere le entrate correnti, in base alle quali può fare le spese. Allora, se non vengono adottati opportuni provvedimenti, le strade sono tre. Una, che l'amministrazione riesce a trovare adeguate soluzioni, ben venga, noi siamo i primi che ci lo auguriamo. Due, si apre una procedura di predissesto. Che significa? Che la Corte dei Conti ti dice: attenzione, voi non potete far fronte alle spese correnti, dovete incamerare, attenzione, non dice di fare l'accertamento, ulteriore accertamento, di incassare i tributi pregressi che non sono stati incassati. Se non li fate, dovete aumentare la tassazione. Allora, questo, pure se dovesse avvenire, non cambia nulla, perché noi già siamo in una fase sostanziale di predissesto, perché il Comune di Sala è l'unico nel Vallo di Diano e tra i pochi nella provincia di Salerno ad avere il massimo della tassazione. Non può aumentare un centesimo in più di pressione fiscale sui dipendenti, perché l'IMU è al massimo. Tassa rifiuti paghiamo quasi il doppio della media del Vallo. La TASI è al massimo. Ultimamente è stata aumentata anche l'unica cosa che rimaneva, l'addizionale IRPEF sull'imposta sulle persone fisiche, quindi non potrà aumentare nulla. Allora, quale sarà la fase successiva? Se non si possono aumentare le tasse, si devono ridimensionare i servizi. Quindi i cittadini di Sala sono costretti a pagare il massimo della tassazione con una previsione di contrazione della qualità e della quantità dei servizi. E questo, purtroppo, anziché dare queste spiegazioni al sindaco, comunque chiedere, dire, essere chiaro con la cittadinanza prima di tutto, questo deve essere detto, ha messo il Consiglio in situazione di non discutere sulla bagarre. La prima cosa che ha detto: io ho trovato crediti dell'acquedotto pregressi del 2005 e per questo siamo in questa situazione. Falso. Questi sono i residui attivi del 2000 al 2015, dove acquedotto a fine 2003 0, a fine 2004 15. Vedete come si alza la curva degli mancati incassi, dei mancati introiti. Dal 2006 al 2015 non è stato incamerato un centesimo o pochissimo, non è stata data attenzione all'incasso, si è pensato solo alla spesa. E non a caso la determina la pronuncia della Corte dei Conti del 2006, già l'aveva detto il 2006: attenzione, state spendendo più delle vostre possibilità,
Il Comune di Sala attualmente sta incamerando ogni anno mediamente tra acquedotto, IMU, TASI, sta incamerando mediamente 500.000 euro all'anno in meno rispetto a quello che iscrive in bilancio. Quindi nel corso di 10 anni fanno la bellezza di 5 milioni, ora siamo a 6. Considerando che di tutti questi tributi risalgono, sono ante 2010, se il Comune non ha fatto atti interruttivi della prescrizione, sono persi, sono più di 3 milioni e mezzo persi. Non a caso, a seguito delle nostre osservazioni, il dirigente dell'area finanze nell'ultimo bilancio di previsione ha inserito un fondo di svalutazione crediti di 3 milioni e mezzo, cioè che vuol dire che il Comune di Sala non incamererà 3 milioni e mezzo di tributi pregressi e prescritti. E la Corte dei Conti punta il dito su questo, non dice fate nuovi accertamenti, incamerate, anzi dice perché avete fatto queste spese, anziché incamerare i tributi avete chiesto l'anticipazione di liquidità in base alla legge 35 del 2013. Il Comune di Sala è indebitato per 5 milioni e 28 mila euro che dovrà restituire in 30 anni. E se a seguito della pronuncia della Corte dei Conti non vengono adottati ulteriori provvedimenti, bisognerà, e chiede di rifare il riaccertamento dei residui attivi, cioè che vuol dire rivedere i crediti che sono, che possono essere incassati o meno. Se da questa revisione, di accertamento emergono ulteriori crediti, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, li dovrà di nuovo spalmare non più in 30 anni, in 10 anni, quindi dovrà ridimensionare i servizi per i prossimi 10 anni di almeno altri 3 milioni, questo è il minimo. Allora la situazione è questa, la situazione a nostro avviso è molto grave. Qui non stiamo a fare polemica. Noi vogliamo dare la nostra disponibilità, come abbiamo data tutti all'amministrazione, però ci hanno sempre tacciato di essere pazzi, che dicevamo stupidaggini. Allora io invito l'amministrazione a leggersi le carte, a vedere quello che stanno facendo, perché credo che ci sia incapacità di gestione delle risorse comunali. E qua significa gestire il futuro di Sala Consilina. Ogni cittadino vuole sapere da ora a 10 anni cosa deve fare, cosa può fare. E l'abbiamo visto negli ultimi giorni, abbiamo visto qualche giorno fa, c'è stato un passaggio sui negozi fatto dall'avvocato Paladino. Noi l'abbiamo detto in Consiglio Comunale, io l'ho detto in Consiglio Comunale 2 anni fa, e ho detto, vi rendete conto che con la tassazione al massimo i negozi stanno chiudendo? Vi rendete conto che alcuni si spostano? Mi è stato risposto, purtroppo la tecnica sbagliata, e questo vuol dire incapacità, così come addebitare sempre ai precedenti, e si scordano che per 12 anni chi siede lì ha comunque amministrato. Si risponde semplicemente sì, ma quello non voleva pagare il fitto alto, o comunque, cioè, risposte banali che non sono degne di un amministratore. Il problema è serio, e noi l'abbiamo detto già allora, anzi ci fu detto addirittura dai dati della Camera di Commercio, disse l'assessore delle attività produttive, sono aumentate. Beh, dico, per favore, scendete da Marte o dalla Luna dove siete, più vicini, venite sulla Terra, fatevi un giro, perché trovate dovunque fitta si vende. Se il centro di Sala è un mortorio, Sala oggi ha il problema di una grande città, i problemi di una grande città, però si sta i problemi di un piccolo paese in termini di entrate, quindi non si riesce a gestire i servizi. È il rischio che io mi auguro di no, e noi siamo disponibili con l'amministrazione a cercare delle soluzioni per evitare che questo avvenga, perché contrario ai servizi a Sala siamo già al minimo indispensabile. Beh, ora mi fermo perché voglio lasciare un attimo spazio anche agli amici che sono qui. Voglio chiudere con una cosa. A proposito, abbiamo pure parlato in passato del CONSAC, l'affidamento dell'acqua. Bene, questi dati per quanto riguarda l'acquedotto evidenziano che 1.480.000 euro di crediti non incassati, e che risalgono parte dal 2005, e vi dico come sono cresciuti: il 2005 sono 180.000, il 2006 314.000, il 2007 95, il 2008 187, il 2009, guarda caso in occasione delle elezioni, 189. Praticamente il Comune ha deliberato
approvato i bilanci di previsione mettendo solo sulla carta quello che prevedeva di incassare e per quello che prevede di incassare ha speso. Una cosa è certa, quello che spendi sono debiti e il creditore li rivendica e li incamera. Quelli che prevedi di incassare sono crediti, li devi andare a recuperare e una buona parte di questi sono prescritti, se non sono state adottate adeguate azioni interruttive della prescrizione. Quindi la situazione a mio avviso, a nostro avviso, è molto grave e richiede la compartecipazione, il coinvolgimento di tutti e l'umiltà dell'amministrazione di fare chiarezza alla cittadinanza che amministra, cosa che noi qui stiamo facendo, anche con il rischio di sembrare un po' di fare i gufi, per usare dei termini molto usati, è la realtà e noi siamo disponibili a dare una mano. Quindi in ogni caso invitiamo l'amministrazione, il sindaco, l'assessore al commercio, l'assessore alle attività produttive in una prima seduta a fare una conferenza pubblica, non nel Consiglio Comunale, in un'aula aperta, in orari compatibili che la gente, i commercianti, i cittadini, chiunque possa venire, partecipare, ascoltare, fare le proprie domande e cercare insieme con molta praticità di trovare delle soluzioni. Noi siamo qui per questo, non vogliamo fare terrorismo, vogliamo essere d'aiuto, però non ci si può dire ho vinto io e comando io, così come ha detto al consigliere Cardano che poi dopo lui vi riferirà. Quindi io mi fermo qui, mi auguro che queste situazioni vengano affrontate in maniera adeguata. Di questi numeri che vi ho dato, vi fornirò elaborati, sono estratti dai bilanci forniti e presi dal sito del Comune, sono ufficiali approvati in Consiglio Comunale. Credo che così come l'abbiamo letti noi, li può leggere, li deve leggere chiunque amministra, se ne ha le opportune capacità e soprattutto si ha l'umiltà di affrontarle in maniera adeguata. Voglio aggiungere innanzitutto una cosa a quanto ha detto Peppe, che non si è mai visto, io partecipo ai consigli comunali da svariati anni, eccetto un'interruzione, che l'ha detto il responsabile dell'area finanza venga a relazionare in consiglio comunale. Perché l'interim che ha assunto alle finanze il sindaco non è capace, devo desumere, di relazionare sui conti che testé vi ha elencato Peppe Colucci. È una cosa anomala. Io sono stato per svariati anni in Consiglio Comunale, noi non abbiamo mai portato la compianda, la mai tanto compianda dottoressa Sarace, e qui c'è un consigliere di lunga data, che non lo è più, che è di fronte a me, che si ricorderà, l'assessore alle finanze era quello che dettagliava davanti al consesso comunale, ai consiglieri comunali, quanto doveva dettagliare e spiegare. Poiché il sindaco evidentemente non è capace e non vuole dare questa delega a qualche assessore che si prepari affinché dia le delucidazioni necessarie, lui fa sedere in mezzo ai consiglieri il dirigente dell'area finanza. Una cosa anomala. Da nessuna parte, non c'è consesso politico dove ci sia un ruolo del genere. Detto questo, noi abbiamo approvato il piano regolatore a Sala Consilina nel 1975. Sono passati 40 anni, 41 anni, 42 con questo. E bisogna rivedere questo piano regolatore, che adesso ha cambiato nome, si chiama PUC, Piano Urbanistico Comunale. Questo PUC, badate bene, è un piano che interessa il 99,99% della cittadinanza salese. Quindi
Il mio ragionamento in Consiglio Comunale è stato: caro sindaco, tu hai affidato la gestione di questo PUC, di questo piano urbanistico comunale, a 3 persone, al dirigente dell'area tecnica, a Gelsi Lombardi e a Luigino Giugno. Non è pensabile. Devi fare una platea più larga di coloro i quali seguono questo piano urbanistico comunale, e ci deve entrare almeno un membro della minoranza. Io avrei votato Pelé. No, perché uno dei due come legali, o lui o Galiano, perché è previsto anche un ruolo legale all'interno del PUC. E quindi chi più di loro? Noi due non siamo tecnici, siamo tecnici di queste cose volgari, aride, e banali, aride. Loro dicono banali le nostre osservazioni, sono loro banali, sono incapaci e insipienti, non hanno l'umiltà di imparare qualche cosa per renderla una materia così arida quanto più facile apprendimento per tutto il consesso comunale. Quindi a queste mie rimostranze che un territorio, dico, tra le altre cose dissi: speriamo che voi non lo stravolgiate, perché a Sala Cozzilina ci sono aree edificabili attualmente che non sono edificate, perché basta una passeggiata che fate su via Matteotti, su via Mezzacapo, e vedete i palazzi fittasi e vendesi. Ma quale sviluppo edilizio? Badate bene a quello che fate, perché viene registrato e io chiederò la trasmissione alla Procura della Repubblica. Perché ho sentito dire, e c'è stato un acquisto di un terreno che è zona F, per zona F si intende parcheggio e verde pubblico. Qua c'era qualcuno in Consiglio Comunale, compreso quella signora là dietro. Dico, badate bene quello che fate, perché se è stato comprato come zona F l'ha pagato 4 soldi. Non vorrei che quella zona F diventasse d'incanto edificabile, perché poi a distanza ravvicinata nella zona F ci sono zone edificabili inedificate. Quindi badate bene quello che fate, perché altrimenti diventa un problema per voi. La cosa grave che si ha detto loro, voglio il nome mio sul... Poi il sindaco, sprezzante. Io non gli ho risposto perché l'ho qualificato per quello che era. Ha detto, il mio nome deve rimanere sul PUC di Sala Cozzilina, non ricordando che un PUC dura 20-30 anni e si pregiudica quello che è il territorio facendo delle scelte sbagliate. E non pregiudica me, non pregiudica, penso, Pepe, forse Galiano, Pelé, Michele, Antonio, pregiudicherà i nostri figli. Se noi ci teniamo veramente, bisogna agire
di conseguenza, ripeto, un mio maestro che purtroppo ormai tanto compianto come Enrico Quaranta mi diceva sempre: caro Gino, la politica con la politica e la magistratura con la magistratura. Io questa volta, insieme a loro chiaramente, di comune accordo, cercheremo l'intervento della magistratura, perché se vogliono stravolgere il territorio di Sala Consilina per interessi particolari, noi andremo fino in fondo. Ve lo dico con molta chiarezza, affinché il popolo di Sala Consilina, i telespettatori che vi onorano e ci onorano in questa sede di ascoltarci, lo sappiano. Mi voglio riagganciare ai due argomenti già trattati, perché sicuramente se questa amministrazione fosse stata trasparente, fosse stata corretta anche nei confronti della minoranza, oggi non ci troveremmo qui a dover relazionare o a dover informare, perché sicuramente la trasparenza viene, è sicuramente quello che ti dà la garanzia che tutto vada per il giusto. Quindi la mancanza di trasparenza fa sorgere qualche dubbio, ecco il motivo per cui sono stati avanzati dubbi dal consigliere Cardano e certezze, visto che si parla di numeri, dal consigliere Colucci. Certezze che poi fanno da cartina di tornasole per quanto riguarda anche la situazione attuale che vive la nostra realtà. Perché parliamo di commercio che ormai è quasi finito a Sala Consilina, parliamo di una situazione sociale molto grave, soprattutto nelle fasce di reddito basse, una situazione sociale a cui questa amministrazione e anche le amministrazioni precedenti non hanno saputo dare le soluzioni appropriate, perché poi conosco alcuni miei clienti che sono dovuti emigrare, chi in Svizzera, chi in Germania, e quindi questo è anche la cartina di tornasole, come non si sia saputo affrontare l'emergenza sociale, e quindi tutte queste situazioni poi si riverberano sul commercio, sui fitti, sulla situazione dei nostri figli un domani e anche sui conti, perché se la base imponibile diminuisce, quindi i contribuenti diminuiscono, è normale che chi rimane paga più di tutti, ed è normale che da svariati anni, questo Peppe l'ha detto, tutti paghiamo il massimo. Quindi è tutta una cosa concatenata, anche la gestione dell'edilizia e quindi anche del PUC. Oggi fare un book oggi è già tardi, perché altre realtà già hanno assorbito le nostre realtà commerciali che sono andate fuori e pagano tasse, pagano tasse molto molto più basse di realtà commerciali che stanno a Sala Consilina e stanno a 2-3 km da Sala Consilina. Questo non può essere normale, perché oggi Sala Consilina vede le attività commerciali allontanarsi e andare nella migliore delle ipotesi qui vicino per pagare di meno. Però chi paga sono i cittadini salesi, che sono stati informati anche in passato di questo, perché io ho fatto il consiglio di minoranza per 10-12 anni e questa è stata sempre una delle nostre battaglie, i residui attivi. Penso che c'era Antonio prima, io ho fatto anche l'intervento sui recuperi dell'acqua in passato, ho fatto interventi in consiglio comunale, ma questi interventi sono stati tacciati sempre di faziosità, di alcune cose essere pazze addirittura, di esacerbare gli animi. Non è questo, volevo sollevare dei problemi per non arrivare poi a queste situazioni che sono contabili e quindi riscontrabili anche con i numeri. Noi oggi non riusciamo poi a far fronte a queste situazioni perché purtroppo la base imponibile è quella che è, cioè i cittadini stanno andando via, le realtà commerciali stanno andando via e quindi ci sono sempre meno persone che pagano e purtroppo chi rimane è costretto molte volte ad andare via, quindi si è creata una situazione che è un circolo vizioso a cui non riusciamo a far fronte. Il mio richiamo e il nostro richiamo è stato fatto più volte in Consiglio Comunale di intervenire immediatamente con soluzioni forti, partecipate anche da parte della minoranza, sia nel PUC sia in altre situazioni. Ciò non è stato mai fatto. Perché se noi sappiamo dei rilievi della Corte dei Conti solo perché lo devono portare in Consiglio Comunale, già questo già è un punto di partenza sbagliato da parte dell'amministrazione, perché ci vede come avversari. Ma noi siamo rappresentanti di una fetta di popolazione che ci ha votato, pensiamo di sicuramente di valere almeno il rispetto per quello che siamo, non l'abbiamo mai avuto.
Ecco il motivo per cui noi siamo qui e siamo costretti a parlare in televisione, anche perché purtroppo in Consiglio Comunale le presenze sono poche, la gente molte volte si rende conto di questo quando la situazione è già precipitata, e in passato noi abbiamo cercato di fare queste rilievi, ma purtroppo nessuno ci è stato a sentire. Ora, io volevo porre l'attenzione su un'altra situazione, che è quella sociale. Proprio in questo momento in cui la fascia debole è aumentata, pensavo che una soluzione partecipata anche della gestione del sociale, cioè parliamo del consorzio che va a sostituire poi il piano di zona, sarebbe stata poi la soluzione migliore. Ed è stato il mio intervento in Consiglio Comunale, concordato anche con la mia minoranza, volto in questo senso. E ho detto, perché non mettere un rappresentante della minoranza? Perché non valutare meglio la gestione del sociale? Perché in passato io come consigliere di minoranza ho fatto svariate istanze alle quali non mi è stato mai dato riscontro, se non una volta nel lontano 2007, ma dato il presente che avevo chiesto 2011-2013 e ultimamente avevo chiesto dei resoconti, sapere il bilancio, sapere le modalità di assunzione, sapere alcune cose che poi andavano a valutare meglio l'operato del piano di zona, cioè volevo sapere quando veniva speso il piano di zona effettivamente per il sociale, quando per la struttura, e verificare effettivamente se i fondi venivano destinati tutto al sociale. Questo era in succo quello che volevo sapere. Mai risposto. Quindi, non avendo possibilità di controllo sul sociale, noi come comune andiamo a dare dei fondi per il sociale, che dovrebbero poi servire per gestire le emergenze sociali sulla nostra realtà. Ma come facciamo a controllare se non abbiamo una possibilità di controllo? Questo è quello che chiedevamo. Ed io a gran voce ho chiesto la partecipazione di uno della minoranza e soprattutto che chi gestisce il sociale fosse soggetto quantomeno alla trasparenza proprio degli organi pubblici, quindi pubblicità, trasparenza e tutto il resto. Queste mie istanze naturalmente sono state disattese. Solo per dirvene uno, alcuni fondi sono stati utilizzati per il carnevale salese, per altre cose. Non mi sembra che questo sia la gestione del sociale, ma non perché non meritino l'attenzione, ma perché questi fondi dovevano essere forse dati da qualcun altro. Ora, ho visto alcuni resoconti sulle modalità di assunzione. Io penso che assumere nel piano di zona bisognerebbe assumere i giovani con le giuste qualifiche e in base a determinati requisiti, concorso o altre cose che comunque diano un segnale di trasparenza. Questo non ha sortito alcun effetto del governo amministrativo, perché ha ritenuto approvare così com'era lo statuto senza apportare le dovute modifiche. Questo ci fa pensare. Perché? Perché non accettare il discorso sulla trasparenza, come non è stato accettato in un'occasione nei confronti del gruppo positivo per quanto riguarda la gestione degli incarichi, ci fa pensare che si voglia tutto accentrare senza dar conto. Ma poi dopo, alla fine, i conti vengono fuori e chi ne paga le conseguenze? Saremo noi e chi ci seguirà. Purtroppo i cittadini diminuiranno sempre di più, perché sa la consiglina, con la gestione scellerata di questi anni ha avuto degli effetti molto più ampi della crisi economica, cioè le perdite che ha avuto Sale sotto il profilo commerciale sono state amplificate, e questo è innegabile, perché se oggi non abbiamo più realtà commerciale al centro di Sala Consilina, ma non ne abbiamo una, forse in altre realtà non ne hai una, se è chiusa 10 sono rimaste aperte e 2 si sono chiuse e 8 sono rimaste aperte, ma Sala Consilina no, 9 si sono chiuse e una è rimasta aperta. Questo ti fa riflettere. Noi chiediamo una cosa sola: di partecipare, di dare il nostro contributo, niente altro, e di dare la possibilità al cittadino di valutare. Sala Consilina, la casa comunale, dovrebbe essere una casa di vetro, cosa che loro hanno sempre pubblicizzato e non hanno mai fatto. Il piano di zona o il consorzio deve essere una casa di vetro, perché il cittadino che paga i contributi deve sapere se le risorse vengono utilizzate effettivamente per quello che vengono date. Deve sapere quando prende il responsabile del piano di zona, deve sapere ogni dipendente del piano di zona quando percepisce e quanti soldi vengono poi reinvestiti effettivamente per combattere la povertà e le emergenze sociali. Questo è quello che noi chiediamo. Quindi per questa motivazione vorrei che il confronto che Peppe ha detto è esteso al sindaco, al responsabile dell'area finanza, all'assessore al ramo per quanto riguarda il commercio, ma che è esteso anche al responsabile del piano di zona.
tema, dobbiamo fare a tema. Perché noi vogliamo un incontro pubblico in cui vengano chiariti alcuni aspetti che non ci sono chiari. Effettivamente anche con il responsabile dell'area tecnica del Comune di Santa Consilina, che venga a dar conto sul PUC e forse elimini quei dubbi che Gino avanzava, perché è importante eliminare questi dubbi, perché sa la consiglia di sapere che i cittadini vengano trattati tutti allo stesso modo. Se c'è un'emergenza sociale deve essere trattata e deve essere risolta. Non si può sempre rimandare oppure trattare l'emergenza sociale dell'amico e non quella di colui che non ti ha votato. A noi è sembrato molto strano che sia stato riportato un passaggio sul biometano e sull'impianto di biometano a Sant'Arsenio con la posizione del gruppo positivo, ha detto sì all'impianto biometano a Sant'Arsenio. Un comunicato di una pagina e mezza depositato in Consiglio Comunale, del quale il giornalista, l'unico, questa è un'accusa per voi che non c'eravate, l'unico presente che porta via la sua versione e che soprattutto attribuisce a un gruppo politico una posizione che è quantomeno marginale, perché la nostra posizione è molto molto più articolata e faceva riferimento alla volontà da parte di questo territorio, tant'è vero che si conclude con usciamo dalla logica che ognuno si salva da solo, quindi il Comitato Biometano di Sant'Arsenio farà la sua battaglia che a nostro avviso, dopo l'incontro che abbiamo avuto, è quella di spostare il problema da Sant'Arsenio, perché la Presidente del Comitato dice a noi non siamo contrari al biometano, basta che non si fa a Sant'Arsenio, perché a Sant'Arsenio è fatto male, quindi se lo si fa a Sala, a Caggiano, un'altra parte, per noi va bene, si andrà a studiare se si può fare lì. Quindi questo è il primo aspetto che noi volevamo evidenziare. Quindi il gruppo positivo chiarisce, perché lo ha scritto, l'ha portato in tribunale, che non ha detto mai siamo a favore del biometano a Sant'Arsenio, ma noi siamo a favore del biometano. Abbiamo cercato di sollecitare il nostro sindaco in Consiglio Comunale a farsi promotore di un'iniziativa che doveva coinvolgere la comunità montana e il presidente del parco, che stanno partecipando a tutti gli incontri, per dire non vi preoccupate perché il biometano lo facciamo noi. Peppe Colucci in Consiglio Comunale sull'argomento ha detto chiaro e tondo, perché aveva il documento alla mano, vedete che i soldi che sarebbero dovuti servire per fare questa cosa, pubblici, non ci sono più. Approfittiamo di un imprenditore che voglia investire e del posto e vediamo quali sono i vincoli e le cautele che dobbiamo autorizzare. E noi li abbiamo scritti, i vincoli e le cautele, quindi abbiamo chiesto di sapere da dove viene il rifiuto, quali comuni partecipano, che cosa ci devono conferire, se ci sono aziende private che possono conferire altri beni, e poi abbiamo chiesto che tutti coloro che vogliono parlare di biometano devono prendere il pullman messo a disposizione da un'organizzazione che non è chi propone il biometano, ma dall'organizzazione ambientalista ISAC, e si vanno a visitare gli impianti prima di dire che puzzano, prima di dire che lavorano rifiuti pericolosi o altro, perché in questo caso l'unico interessato prevalentemente a che nell'impianto non entrino materiali tossici è proprio chi ha messo su l'impianto, perché se l'impianto si blocca non produce il metano e finisce il guadagno dell'imprenditore. Rispetto a questo poi sono uscite tante altre piccole notizie. Esce fuori anche il discorso del consorzio Bacino Salerno 3 che salta perché si sono dimenticati che si fanno le cause tra di loro, esce fuori che non riescono a trovare l'accordo o trovano accordi sotto banco per altre organizzazioni sovracomunali. Allora è chiaro qual è l'intento, questa cosa non si dovrà fare, non la dovrà fare il privato, perché se la dobbiamo fare la dobbiamo fare noi, perché deve essere un altro carrozzone che dobbiamo gestire noi con le nostre capacità. Noi abbiamo fatto questa conferenza stampa prima di tutto perché questo è un invito che vi faremo, prendiamo noi l'impegno a comunicarvi ogni volta che c'è il Consiglio Comunale a Sala Consilina, sperando che voi partecipiate al Consiglio Comunale sia quando ci sono le baruffe sia quando si discute civilmente, cercando di portare quello che è successo nel Consiglio Comunale, anche perché noi stiamo facendo una battaglia da 2 anni e mezzo per avere lo streaming, per far sì che quello che accade nel Consiglio Comunale sia di dominio pubblico e ogni cittadino possa vedere l'attenzione, la passione e le capacità che vengono impiegate per discutere dei problemi che riguardano il Paese. Dato che noi vediamo persone, e lo ribadiamo perché l'ha detto Erminia Pinto quando sono uscite, che alzano la mano e dei quali non abbiamo mai sentito la voce, ma quelle persone rappresentano voti, il principio democratico va rispettato, noi vogliamo che se queste persone si ricandidano tra 2 anni,
le persone che l'hanno votata sappiano che cosa fanno in consiglio comunale, vengono a fare le statuine e a dire sì o no perché qualcuno si è alzato. E poi questo è il fil rouge di tutti i consigli comunali: non è colpa nostra quando una cosa va storta, siamo sfortunati, è capacità loro quando gli va bene una cosa, tipo vengono il ricorso al TAR o altre situazioni. Noi a queste logiche non ci stiamo, cerchiamo di fare ragionamenti un attimino più partecipati e mi permetto di precisare sul discorso dello statuto. Abbiamo fatto presente che un comune che aveva partecipato alla conferenza dei sindaci per decidere di passare dal piano di zona allo statuto aveva bocciato, lo abbiamo fatto presente al sindaco, il sindaco ha detto a mia informazione è stato ritirato l'argomento. Oggi sembra che invece sia ufficiale che è stato bocciato, bisogna capire che cosa succede in tutti questi comuni dove i sindaci gestiscono e non hanno neanche la bontà e l'educazione di chiamare gli altri e dire vedi che a me si è bloccata la Saint-Gepard. Forse perché il sindaco di Atena doveva dire anche noi di maggioranza che abbiamo partecipato alla riunione abbiamo votato contro, quindi può darsi che si rompevano queste altre cose. Queste cose noi cerchiamo di farle avere all'attenzione della popolazione. Ripeto, noi prendiamo l'impegno che vi chiameremo, speriamo che voi verrete e non lascerete che ci sia soltanto uno a venire a raccontare quello che succede nel Consiglio Comunale a Sala. Sì, un incontro a breve, è il primo sulla questione Corte dei Conti perché è una situazione abbastanza grave e soprattutto vi è l'obbligo per l'amministrazione di comunicarlo, non è un diritto, il diritto è dei cittadini di saperlo, noi perciò siamo qui a far fronte alle nostre responsabilità e dire ai cittadini le cose come stanno. Incontri a tema, ognuno di noi ha sollevato un problema. A breve un incontro a tema in un'aula aperta al pubblico, non ci interessa il Consiglio Comunale o le conferenze stampa sui bollettini meteo passati, un confronto democratico, serio, concreto, uno sulla questione finanza del Comune con i delegati politici che relazionano e controbattono. Un altro per quanto riguarda il PUC che ha sollevato Gino Cardano, un altro per quanto riguarda il sociale per quello che ha detto Michele Galeano e un altro per quanto riguarda l'ambiente per le motivazioni, per le raccomandazioni di Tonino Sant'Arsino. Ognuno di noi abbiamo sensibilità, se vogliamo, più che altro vicino, ma soprattutto condividiamo la responsabilità di rendere partecipa la cittadinanza di cosa succede al loro paese e soprattutto di metterli in condizione di partecipare alle scelte per il futuro di Sala e dei cittadini e dei figli di chi attualmente opera a Sala Consiglio, per sapere se devono sapere o meno. Voglio dire semplicemente una cosa, per un fatto di trasparenza, non per togliere nulla a Gino di quello che ha detto, voglio completare, mi sarei immaginato che un'amministrazione trasparente avesse detto per il PUC questa è la situazione attuale di 30-40 anni fa e quella attuale, questa è Sala che ci immaginiamo, fate le proposte, ragioniamo su questo perché il PUC è il futuro di un paese e non si può decidere al chiuso di una stanza a seguito delle istanze o delle sollecitazioni di qualcuno, ma al di là di questo non voglio pensare a male, semplicemente dico che un'amministrazione che è lungimirante deve avere, che ha un minimo di pianificazione e programmazione, doveva già dire da tempo questa è la nostra idea e il PUC non può essere portato poi in consiglio comunale all'ultimo minuto, andiamolo a votare, no amici cari, questo no, ma non perché non lo voglio votare io, non lo vogliamo votare noi, perché non ci sentiamo di fare prendere impegno alla cittadinanza che riteniamo di rappresentare con orgoglio e dignitosamente, di non candidarli a delle decisioni che possono essere negative per il paese. Questo per il PUC, questo riguarda per l'ambiente, questo riguarda per il sociale, riguarda per le finanze. Allora, mi rendo conto che i tempi oggi sono difficili, è difficile amministrare, le risorse si riducono sempre di più. Ma ripeto, sarà consigliere un sorvegliato speciale, possiamo emulare la situazione che oggi ha l'Italia nei confronti dell'Europa, con una differenza, che l'Europa ha detto all'Italia attenzione, non potete sforare il patto di stabilità per alcune spese. Per quello che ha scritto la Corte dei Conti, paragonandola, la lettera dell'Europa all'Italia, al governo italiano,
sono gli auguri di Natale rispetto a quello che la Corte dei Conti ha pronunciato e ha comunicato negli ultimi anni al Comune di Sala Consilina.